Buonasera lettori di Live Sicilia, anche oggi la politica è in primo piano nel racconto di questa giornata. Abbiamo aperto con i dilemmi del PD, un nostro editoriale stamattina, ora tocca al PD. Tocca cosa? Stabilire cosa sarà del governo lombardo. Sappiamo che ci sono polemiche, che ci sono deputati che minacciano dimissioni dopo la campagna di Live Sicilia e il PD ha deciso in un modo che potremmo definire salomonico. Da un lato il capogruppo Crecolici parla di esperienza conclusa, dice che il PD è già oltre Lombardo, che comunque con Lombardo ci sono fatte anche buone cose, però lascia mano libera agli assessori di riferimento, saranno loro alla fine a decidere cosa fare. Uno slogan Stop Ars, l'hashtag di Twitter tra i più letti in questi giorni, i deputati che promettono di dimettersi per mettere in crisi il governo e per mandare a casa la legislatura. Oggi siamo arrivati a quota 41, ne mancano in teoria 5 ai 46 che sarebbero necessari perlomeno per dare un fortissimo segnale politico. E un segnale politico arriva dal PDL e dal PID, da una parte del PDL e dal PID che si mettono insieme, per usare questo termine che forse attiene più che altro ad altre questioni, si mettono insieme trasversalmente per studiare una nuova formula politica. Si aspettano sviluppi interessanti, staremo a vedere. Passiamo al comune, c'è la questione del bilancio, buco o non buco. Orlando parla di un Twitter misterioso che sarebbe spuntato da qualche parte, tutta da leggere, la ricostruzione di Roberto Immesi. Ospite di Live Sicilia oggi l'assessore Giusto Catania, che ha raccontato la sua esperienza e che dice: comincerò dei blitz nelle delegazioni comunali per vedere cosa succede, quindi una sorta di anticipazione di quello che accadrà nei prossimi giorni e che riguarda il tema delicato dei servizi al cittadino. Abbiamo pubblicato ieri una foto di Piazza Bellini chiusa al traffico dopo l'ordinanza della Giunta. Oggi a Piazza Bellini, dopo il traffico di ieri, dopo le macchine posteggiate intorno alle piante messe lì a fare da fragile barriera, sono spuntati vigili e hanno evitato che si riproponesse lo scempio automobilistico di ieri, una denuncia di Live Sicilia che ha ottenuto gli effetti sperati. Passiamo alla giudiziaria. Toto Cuffaro, un'altra tegola sull'ex presidente della regione, oggi nel processo che lo vede imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, il PG patronaggio ha chiesto 13 anni di condanna. Quello di Cuffaro, ha detto il procuratore, è un tradimento inequivocabile. Torniamo a un protagonista della politica, anche se trascorso, Cammarata, Diego Cammarata, ex sindaco di Palermo, che parla ad esse e dà la sua ricetta di presa da Live Sicilia: il PDL ha sbagliato, ecco perché ha perso, ecco come avrebbe potuto vincere. Scandalo a Catania, 240.000 euro per affittare un archivio, solo che purtroppo non lo usa nessuno. Al centro il comune, è una storia che sta suscitando molte reazioni e molte polemiche. Due pezzi di lettura su Falcone e Borsellino. Pubblichiamo la foto di un venditore di limonate che ha un celebre scatto di Falcone e Borsellino sul carretto della sua opera quotidiana. Forse il marketing sta cambiando, non è più Cosa Nostra che si vende, adesso si vendono gli eroi della giustizia ed è forse l'annuncio di una rivoluzione. Poi c'è la storia, una storia che viene dall'ospedale, però una storia in qualche modo che ha delle venature anche di comicità involontaria, la storia di un bambino bianco nato da una coppia di genitori di colore. I medici, è un caso che può succedere. Infine lo sport, Budan si confessa con Live Sicilia in un'intervista esclusiva e racconta il suo presente, il suo passato e il suo futuro rosanero. Saluti da Live Sicilia, a domani con i 3 minuti del video del giorno.